Ciao Fisio, bentornati sul canale di PhysioScience. Oggi vedremo 5 esercizi per il medio gluteo strutturati con una graduale progressione di carico. Quando potrebbero tornarti utili? Sappiamo che il medio gluteo è un importante stabilizzatore dell'arto inferiore durante l'attività in carico e in particolar modo durante il cammino. Sappiamo anche che una debolezza di questa struttura è associata sia a patologie dell'anca ma anche del ginocchio, come ad esempio nel caso della sindrome femorotulea. Secondo la visione moderna e scientifica, sappiamo che non possiamo attivare singolarmente un singolo muscolo, quindi ragioneremo perciò maggiormente in termini più ampi, ovvero in termini di movimento funzionale dell'articolazione. Dopo la valutazione del paziente, se riteniamo opportuno inserire un rinforzo progressivo della componente abduttoria dell'anca, dobbiamo considerare diversi aspetti. Quello che andremo a proporvi sarà una progressione basata sul livello di attivazione elettromiografica del medio gluteo, presa dallo studio di Rayman, che non deve però prescindere da tutti gli aspetti che consideriamo solitamente quando proponiamo un esercizio al paziente, quindi il livello di dolore, di irritabilità del paziente, le sue preferenze e quanto l'esercizio selezionato ci può aiutare a raggiungere gli obiettivi prestabiliti. Ricordiamoci che in termini di ipertrofia o di sviluppo della forza non c'è una correlazione così diretta con il livello di attivazione elettromiografica, ma può essere comunque un buon punto di partenza per instaurare una progressione logica di esercizio. Per il primo esercizio il paziente è sdraiato sul fianco con la testa che si riposa sul braccio appoggiato a terra. L'arto inferiore che lavorerà è quello più in alto e parte da una posizione di leggera estensione e con la punta delle dita nella posizione più alta possibile. Questo per limitare il contributo del core, del tensore della fascia lata e del quadricipite. Chiediamo adesso al paziente di alzare ed abbassare l'arto mantenendo il ginocchio in estensione. Possiamo impostare una progressione in due modi differenti, o attraverso l'utilizzo di una resistenza elastica, oppure tramite l'utilizzo di una fitball. Allo stesso modo possiamo ridurre il carico chiedendo al paziente di flettere il ginocchio e ridurre così il braccio di leva. Attenzione però che il piede del paziente non cada verso il basso andando così in rotazione esterna ad anca. Questo esercizio richiede al paziente di controllare la pelvi durante movimenti di abduzione e adduzione d'anca. Il paziente si posiziona sul bordo dello step con un piede all'aria. Chiediamo al paziente di lasciar cadere il piede a terra, portando l'anca in leggera adduzione, e poi di tornare alla posizione di partenza. Fate sempre attenzione ai compensi del paziente, controllate il movimento del tronco e che eviti di andare in flessione con il ginocchio in catena cinetica chiusa. Possiamo progredire nella difficoltà dell'esercizio aggiungendo un peso durante l'esecuzione. In questo esercizio il medio gluteo si attiva in isometria per garantire un movimento coordinato. È un esercizio completo che include altri gruppi muscolari dell'anca e il gruppo degli ischiocrurali che si attiveranno in eccentrica. Il paziente è in stazione retta e gli chiediamo di flettere leggermente il ginocchio della gamba target e di alzare l'arto controlaterale mantenendo la punta del piede che guarda verso il terreno. Attenzione a mantenere sempre la punta verso il basso per evitare compensi in rotazione del tronco. A questo punto possiamo facilitare l'esecuzione se vediamo il paziente in difficoltà oppure progredire aumentando la difficoltà dell'esercizio. La prima facilitazione prevede l'appoggio dell'arto superiore sulla parete per garantire una maggiore stabilità durante l'esecuzione dell'esercizio. La seconda facilitazione prevede invece l'utilizzo di un bastone per l'arto superiore, sempre con l'obiettivo di garantire una maggiore stabilità durante l'esercizio. Una facilitazione per l'arto inferiore invece prevede l'utilizzo di una fitball su cui appoggiare il piede e scivolare posteriormente garantendo maggiore stabilità durante l'esecuzione. Possiamo progredire con la difficoltà dell'esercizio avvalendoci di un carico esterno come una kettlebell, un bilanciere o un manubrio.
Questo è un esercizio completo che coinvolge quasi tutta la muscolatura dell'arto inferiore. Chiediamo al paziente di posizionarsi in stazione retta sopra lo step e di scendere verso il basso e toccare con il tallone della gamba libera. Un esempio di progressione potrebbe essere quella di aumentare l'altezza dello step o di avvalersi di un carico esterno. Se notiamo invece una difficoltà del paziente nell'eseguire l'esercizio, possiamo facilitarlo utilizzando un box come supporto. Il side plank è l'esercizio che mostra una maggiore attivazione del medio gluteo. Il paziente in questo caso è sul fianco, appoggia sull'avambraccio e sul bacino e gli chiediamo di staccare il bacino da terra e di mantenere la posizione. Anche in questo caso possiamo sfruttare delle facilitazioni se vediamo il paziente in difficoltà e chiedere di partire da una posizione di ginocchio flesso. Chiediamo di staccare il bacino e di mantenere la posizione anche in questo caso. Possiamo invece progredire con il carico se vediamo che il paziente tollera bene l'esercizio, chiedendogli di andare in posizione a ginocchio teso e di staccare la gamba controlaterale. Eccoci Fisio, se questo video vi è piaciuto lasciateci un bel mi piace qui sotto e ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube di Physio Science. Ci vediamo alla prossima!